Amici del convento, carrellata di maschere, fantastiche. Questa sera abbiamo i due gemelli del terrore. No! Interessante, interessante. E poi abbiamo... Malefica. Malefica, benissimo. Uno scheletro. Uno scheletro un po' in carne, però c'è. E poi? Dracula con la consorte. Ah, Dracula e consorte. Anche io con consorte. Ah, non è lei Dracula? Credevo fosse lei la consorte e lei Dracula. Ah, scusa, quindi Dracula, giusto? Yes. E la consorte? Sì, io sono la consorte. Adesso è molto più chiaro. Allora, amici del terrore, volete mandare un messaggio a tutti quelli che ci stanno guardando e che immagino andrete a trovare nei loro letti questa notte? Lo vuoi il palloncino? No. Ricordate sempre, amici del convento, non prendete palloncini dagli sconosciuti. Questo è un messaggio importante. Anche questo è un messaggio di molta gioia. La nostra malefica, vuoi mandare un messaggio? Ma sei buona o cattiva adesso? Cattiva. Cattiva. Allora vuoi mandare un messaggio a tutti quelli troppo buoni? Morirete tutti, anche voi. Direi un gruppo di belle persone che vogliono bene al mondo. Tu vuoi dire qualcosa a tutti i tuoi amici scheletri? Ingrassate. Ingrassate, questo va bene. Allora, quindi, la moglie di Dracula, io volevo chiedere alla moglie di Dracula cosa ha mangiato per cena questa sera il signore. Una signora bellissima. Una signora bellissima. La domanda non era, come dire, ovvia, perché ci interessava sapere se aveva già mangiato, così almeno stiamo tranquilli. Ha già mangiato? Il secondo pasto non li guasta mai. Va bene, facciamolo quando abbiamo chiuso. Fame, ho sempre fame. Magari quando chiudiamo, va bene, quando chiudiamo. Chiudiamo col dottor Dracula, vuoi mandare un messaggio a tutti? Buona luna a tutti! Tanto sangue, bisogno di sangue! Molto bene, molto bene! Tanto abbiamo anche un po' di disturbo, ovviamente. È che lui, no, lui le beve solo stagionate, non le beve vergini, ma solo... È per quello, cioè, quella di differenza. Benissimo! E allora grazie ragazzi e buon Halloween, un bel saluto, ciao! Ciao.